ragazzi, il sistema europeo delle banche centrali interviene sugli obiettivi dell'articolo 3.2. Uno va a vedere cos'è l'articolo 3 e scopre che la stabilità dei prezzi viene prima della pace e del benessere dei popoli. Per norma, non è un'opinione, l'hanno codificata così. La stabilità dei prezzi serve unicamente a chi non commercia in economia reale, ai creditori, a chi rimane nel mondo finanziario senza mai entrare nella nostra realtà, che ha un solo nemico, la svalutazione, perché una moneta che perde valore non gli consente di fare affari, di guadagnare e di esercitare soprattutto il loro potere, perché si va oltre il semplice aspetto economico, è proprio un potere concreto che si ripercuote sulle democrazie. L'articolo 3 della nostra carta poi parla di uguaglianza, lo sappiamo, in senso formale e sostanziale, ma anche del dovere della Repubblica di rimuovere tutte quegli ostacoli che impediscono ai lavoratori la piena esplicazione della loro personalità nell'ambito sociale, economico, lavorativo e politico. Politico, tra l'altro, è un concetto fondamentale, perché che tipo di lavoratore si può interessare di politica? Un lavoratore che avrà, come prevede il 36 della Costituzione, una retribuzione adeguata alle esigenze sue e della sua famiglia, certamente potrà occuparsi di politica, perché avrà il tempo e la possibilità per farlo. Un lavoratore che prende uno stipendio da fame, un disoccupato, non potrà mai interessarsi di politica. Quindi avrà un ostacolo abnorme a interessarsi di politica. E qui di nuovo entriamo nella logica europea, che si basa poi in sostanza su quelle che sono le pubblicazioni della Commissione Trilaterale, vergognosamente ricevuta con tutti gli onori da Mattarella in questi giorni, fondata da David Rockefeller 40 anni or sono, che nei suoi rapporti teorizzava, Crisis of Democracy in particolare, teorizzava che c'era un eccesso di democrazia nei vari ordinamenti, nei vari stati, anche negli Stati Uniti. Il popolo voleva troppo interessarsi di questioni che non lo dovevano riguardare, perché dovevano rimanere all'appannaggio di una ristretta oligarchia finanziaria, e quindi il metodo migliore per allontanare il popolo dalla politica e per poter governare senza questo intralcio fastidioso che loro trovano da superare era proprio far sì che i lavoratori fossero in difficoltà economica, perché a quel punto ovviamente non hanno la possibilità concreta di attivarsi. Di nuovo, la nostra Costituzione invece cosa ci dice? All'articolo 4, oltre a ribadirci il diritto e il dovere del lavoro, specifica un fatto, che dal punto di vista del dovere noi abbiamo un dovere di fare un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Quindi qualsiasi attività, ma deve concorrere al progresso materiale o spirituale della società. Questo significa, a rigore di logica, che tutto il mondo finanziario, il grande casinò globale, è addirittura bandito dalla nostra Costituzione, perché non è un lavoro. Cioè, quando Mattarella mi dice che Rockefeller è una persona da ringraziare, fondamentale, lui praticamente incensa una persona che non ha mai lavorato in vita sua, che non ha mai prodotto niente in vita sua, che si è solo occupato di finanza, un lavoro che potremmo fare tutti, perché creare denaro dal nulla e prestarlo è a prova di imbecilli, scusate il termine, cioè non è una cosa che richiede chissà quali capacità. Richiede un gran pelo sullo stomaco, perché poi con quell'arma tu gestisci le politiche, quindi devi avere il coraggio di mettere gli stati in difficoltà. Mentre la nostra carta diceva un qualcosa di completamente diverso. E poi il modello economico, saltiamo un po' di articoli e parliamo di quello che interessa per confrontarlo al sistema europeo. Come dicevamo prima, l'articolo 41, le norme sono dal 41 al 47, è subito molto chiaro. Si riconosce l'iniziativa privata, ma la si limita ai fini di interesse pubblico. L'interesse pubblico prevale. Questo perché? La ragione è molto semplice ed è banale se ci ragioniamo dal punto di vista sociale, filosofico, morale, pratico. L'egoismo è un motore, lo sappiamo tutti. L'uomo è fatto così. Se io potrò avere qualcosa in più di lui, magari mi posso impegnare un pochino di più, lo sappiamo, funziona così. Però l'egoismo è anche una struttura a un certo punto, perché poi si accentra troppo appunto il potere economico, come diceva Ghidini. Quindi è chiaro che uso l'egoismo come motore e lascio libera l'iniziativa privata, ma poi lo stoppo quando va contro l'interesse pubblico. E quindi anche nella proprietà, ai sensi dell'articolo 42, perché parliamo di funzione sociale della proprietà? Perché riconosciamo la proprietà, ma non vogliamo che si accumuli troppo in poche persone, perché altrimenti si crea esattamente quella forza politica che diceva Ghidini, che a un certo punto disconosce e travolge gli interessi della collettività. Era un discorso estremamente banale. Modesta anche lo Stato. Certamente. E a quel punto, addirittura durante l'Assemblea Costituente, c'era chi contestava e diceva: ma è un progetto troppo comunista.
E Jidini rispondeva, come tutti gli altri, che non era una questione di comunismo. Era semplicemente dire che per quanto riguarda le nostre vite, noi possiamo fare quello che vogliamo. Io voglio fare l'avvocato, uno vuole fare il geometra, l'altro vuole aprirsi un bar, uno fa l'operaio. Non è un problema, non è lì che interviene lo Stato. Lo Stato interviene per le grosse filiere produttive, quando si accentra troppo capitale e troppa ricchezza, in settori specifici che effettivamente necessariamente distorcono il percorso democratico. Ed è un modello assolutamente semplice, che infatti culmina poi anche con l'articolo 43, dove si riconosce la possibilità di nazionalizzare i servizi essenziali, laddove è assolutamente ovvio che lo Stato deve gestire direttamente energia, sanità, salute, istruzione, cioè tutto quello che è essenziale deve rimanere in capo allo Stato, anche perché ci sono settori, e faccio un esempio con la sanità, dove il profitto non può aver posto, ma non può aver posto perché è un insulto all'intelligenza pensarlo. Scusate, se io sono una multinazionale in ramo farmaceutico e mi arriva una persona che con una pastiglietta che costa niente mi debella definitivamente una malattia con una somministrazione, facilmente lo seppellisco nel campo che ho vicino, cioè non seguirò il suo ragionamento perché significherebbe fallire, ed è ovvio perché a questo punto in determinati settori non ci può essere un interesse privato. E quindi questo era il modello costituzionale che poi si preoccupava. E qui ci colleghiamo molto al discorso europeo e evidenziamo una prima incompatibilità che dopo il 2011 e dopo il 2012 entra in Costituzione con il pareggio in bilancio, il fondamentale articolo 47 della Carta. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. E qui c'è il problema. Come faccio a creare risparmio?